Ciao, ti do il benvenuto sul canale. Io sono Damiana e in questo video pratichiamo insieme una variante di saluto al sole ispirata alla primavera. Una sequenza dinamica, adatta ad incrementare gli elementi fuoco e aria, che in questo periodo dell'anno hanno bisogno di essere stimolati. Inizio in una posizione comoda, mi siedo sui talloni oppure a gambe incrociate, chiudo gli occhi, distendo bene la colonna. E comincio a rivolgere l'attenzione all'interno. Trovo il mio respiro. Inspiro profondamente ed espiro lentamente. Poi lascio che il respiro spontaneamente si assesti su un ritmo calmo e regolare. E sento questo stato di calma allargarsi a tutto il mio spazio interiore. Poi mi preparo ad iniziare la mia pratica, apro gli occhi, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, inarco la colonna, apro il petto, sollevo un pochino il mento e espirando arrotondo tutta la colonna e il mento allo sterno. A ritmo con il mio respiro, inspirando apro il petto, inarco la schiena e espirando mi chiudo, arrotondo. Continuo in questo modo, lo ripeto altre 3 volte. Ancora una, inspiro, mi apro verso l'alto, espiro, arrotondo bene, rientro con l'ombelico, rientro con il mento. Inspirando la schiena torna perpendicolare a terra, espirando mi porto in quadrupedia. Punto le dita dei piedi, inspiro, inarco di nuovo la schiena, espirando stacco le ginocchia, spingo il bacino indietro e verso l'alto, le ginocchia rimangono un pochino piegate, i talloni sollevati, un primo canatesta in giù, morbido. Di nuovo inspiro, appoggio le ginocchia, inarco la schiena, espiro. Spingo il corpo indietro, il bacino verso l'alto, le ginocchia ancora piegate. Un'ultima volta, ginocchia a terra, inspiro, inarco la colonna. Espirando, mi sollevo in cana testa in giù. E questa volta rimango nella posizione di cana testa in giù e cerco di ammorbidire la parte posteriore delle gambe, piegando e stendendo le ginocchia, come se camminassi nella posizione. Il mio respiro rimane calmo e regolare. Quando sento la posizione diventare più confortevole, mi fermo, inspiro, guardo tra le mani ed espirando cammino in avanti. I piedi paralleli all'ampiezza del bacino, abbraccio i gomiti con le mani e dondolo con il busto da una parte all'altra. Le ginocchia rimangono morbide, la pancia a contatto con le cosce. Sento la forza di gravità trascinare il busto verso terra.
ondeggio. E poi in centro mi fermo, con un'inspirazione sollevo il corpo, sollevo le braccia, espirando le mani si uniscono al centro del petto e poi porto le braccia ai lati del corpo. Sono pronta per la mia variante di saluto al sole, dedicata alla primavera. Unisco i piedi, unisco le ginocchia. Piego le ginocchia, inspiro, scendo nella posizione della sedia, le braccia oltre la testa, espiro, il busto scende in avanti. Faccio un passettino indietro con la gamba destra, appoggio la tibia a terra, le mani dietro di me, con un'inspirazione sollevo il bacino andando ad inarcare la schiena e aprendo la parte frontale del corpo. Espiro, mi porto in avanti, estendo la gamba destra indietro, puntando il piede. Inspiro, il braccio sinistro si apre verso l'alto ed espirando, entrambe le mani a terra, un passo indietro, sono incana testa in giù. Le ginocchia a terra, scivolo con le braccia in avanti, con il petto al pavimento, appoggio il mento oppure la fronte se ho problemi alle cervicali. Espirando, scivolo con tutto il corpo a terra, partendo dalla zona lombare. Le mani sotto le spalle, inspiro, cobra, sollevo il petto, espiro, cana testa in giù. Il piede destro fa un passo lungo in avanti, sollevo il braccio destro verso l'alto, il corpo in torsione, inspiro, espirando, appoggio la tibia sinistra a terra. Le mani dietro di me, sollevo il bacino, apro tutta la parte frontale del corpo, inspiro, espirando mi porto in avanti, unisco i piedi e le ginocchia. Posizione della sedia, inspiro, ruoto il bacino, attivo l'addome, espirando mani al petto e braccia lungo il corpo. Sull'altro lato. Inspiro, posizione della sedia, espiro, il busto scende in avanti. La tibia sinistra in appoggio a terra, le mani dietro di me, punto le dita, sollevo il bacino, inspiro, apro, espiro, torno in avanti. Stendo la gamba sinistra indietro. Inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, sono in torsione. Espiro, mani a terra, cane a testa in giù. Entrambe le ginocchia a terra, le braccia scivolano in avanti, appoggio il petto, il mento oppure la fronte. E poi partendo dalla zona lombare, espirando, scivolo con tutto il corpo in avanti. Le mani sotto alle spalle, inspiro per cobra ed espirando, cane a testa in giù. Il piede sinistro in avanti tra le mani, sollevo il braccio sinistro, inspiro, apro, sguardo alla mano, espiro, faccio un passo in avanti e appoggio la tibia destra, le mani dietro, inspiro, il bacino sale, il petto si apre, espiro, torno a sedermi, le mani in avanti, piedi uniti, ginocchia unite, inspiro. Posizione della sedia ed espiro, stendo le gambe, braccia lungo il corpo. Un paio di respiri qui. Ritorno un ritmo calmo del mio respiro. Poi vado a ripetere un'altra volta la sequenza. Inspiro, posizione della sedia. Espiro, scendo in avanti. Appoggio la tibia destra a terra. Inspiro, sollevo il bacino, apro il petto e le spalle, lo sguardo verso l'alto. Espirando, riporto le mani in avanti e stendo la gamba destra. Il braccio sinistro sale, inspiro. Espirando, mani a terra, cane a testa in giù. Ginocchia a terra, inspirando, scivolo con il petto e il mento oppure la fronte a terra.
espirando arrotondo la zona lombare, porto tutto il corpo al tappeto. Cobra, inspiro ed espirando cane a testa in giù. Vado in avanti con il piede destro, salgo in torsione, il braccio destro si stende verso l'alto, inspiro, espirando tibia sinistra a terra, mani dietro. Apro la parte frontale del corpo con un'inspirazione ed espirando mi riporto in avanti, i piedi uniti, le ginocchia unite, sedia, inspiro. Espiro, mani al centro del petto, stendo le gambe, braccia lungo il corpo. Sull'altro lato. Posizione della sedia, inspiro. Espiro, scendo in avanti. Sinistra a terra, mani dietro. Inspiro, apro. Ed espirando, porto le mani in avanti e stendo la gamba sinistra indietro, piede puntato. Sollevo il braccio destro, inspiro ed espiro per cane a testa in giù. Appoggio le ginocchia, inspirando scivolo in avanti con il petto, appoggio il mento o la fronte, e espirando arrotondo tutta la colonna e mi porto a terra. Mani sotto le spalle, inspiro cobra ed espiro cane a testa in giù. La sinistra avanti, gamba destra distesa, inspiro sollevo il braccio sinistro ed espiro appoggio la tibia destra. Mani dietro, apro la parte frontale. Sollevo anche lo sguardo, guardo verso l'alto, inspiro, espirando le mani tornano avanti, i piedi sulla stessa linea, uniti, inspiro, posizione della sedia, ed espiro, mani unite al centro del petto e braccia lungo il corpo. E qua mi riposo per un istante, faccio qualche respiro lento e profondo. E qui di nuovo inspiro posizione della sedia, espiro scendo. Tibia destra a terra, appoggio le dita dietro, inspiro, apro, espiro, faccio un passo lungo indietro. Inspirando apro il braccio sinistro. Espirando, cane a testa in giù. Ginocchia a terra, scivolo con le braccia, inspiro, anatasana. Espirando, arrotondo tutta la colonna, spingo il peso del corpo in avanti, vado a terra. Inspiro, cobra. Espiro, cane a testa in giù. Piede destro tra le mani, inspiro sollevo il braccio destro verso l'alto, espirando tibia sinistra a terra, appoggio le mani dietro, inspiro sollevo bene il bacino, apro le spalle, espirando torno in avanti, i piedi sulla stessa linea, li unisco bene, unisco anche le ginocchia. Inspiro posizione della sedia, espiro mi sollevo. E ancora a sinistra, inspiro Utkatasana posizione della sedia, espiro scendo. Tibia sinistra a terra. Bacino indietro, appoggio le mani e poi sollevo verso l'alto, inspiro, espirando appoggio le mani in avanti e stendo la gamba sinistra dietro. Il braccio destro si solleva, inspiro ed espirando cane a testa in giù.
Scendo con le ginocchia, scendo con il petto e il mento, inspiro, espiro, scivolo al tappeto. Inspiro cobra ed espiro cane a testa in giù. Piede sinistro in avanti, sollevo il braccio sinistro, inspiro, espirando tibia destra a terra, mani dietro, apro, inspiro, espirando mi riporto in avanti, piedi uniti. La sedia, inspiro. Ed espirando, mani al centro del petto, braccia lungo il corpo. Faccio qualche respiro qui in Tadasana e poi vado a ripetere la sequenza mantenendo le posizioni, qualche respiro in più. Mi porto nella posizione della sedia, ruoto bene il bacino, attivo l'addome, sollevo le braccia verso l'alto, respiro qui. Inspiro ed espirando scendo con il busto in avanti. Rimango spingendo gli ischi verso l'alto e lasciando andare la testa verso il tappeto. Inspiro ed espirando appoggio la tibia destra a terra, il bacino va verso il tallone, le mani in appoggio dietro, mi sistemo bene e poi sollevo il bacino, apro il petto, sollevo lo sguardo. Respiro in questa posizione di apertura. Inspiro ed espirando la sciolgo lentamente, porto le mani in avanti, estendo la gamba destra indietro, puntando il piede. Sollevo il braccio sinistro, il busto è in torsione, lo sguardo è alla mano sollevata. Spingo il tallone destro indietro, premo la mano destra al tappeto. Il respiro è ampio e profondo. Inspiro ed espirando appoggio tutte e due le mani e vado indietro in cane a testa in giù. Qua se posso appoggio i talloni alla terra oppure rimango sulle punte dei piedi, le ginocchia morbide, la pancia verso le cosce. Inspiro e nell'espirazione appoggio le ginocchia. Scivolo con il petto a terra. Posso appoggiare la fronte oppure il mento. Con il mento a terra la posizione ovviamente è più intensa e la mantengo solo se non ho problemi alla zona cervicale. Inspiro qui. E nell'espirazione, partendo dalla zona lombare, arrotondo tutta la schiena e spingo il peso del corpo a terra. Le mani vanno sotto alle spalle, salgo per cobra. Faccio attenzione che le spalle siano lontane dalle orecchie e i gomiti ai lati del corpo. Apro bene il petto. Inspiro. E nell'espirazione piego le ginocchia, punto le dita dei piedi, torno in cane a testa in giù. Premo bene sui palmi delle mani e distendo la colonna. Poi il piede destro va tra le mani, sollevo la mano destra verso l'alto, tutto il braccio disteso, mantengo questa posizione di torsione. Inspiro e nell'espirazione faccio un passo in avanti e appoggio la tibia sinistra.
le mani dietro il corpo, sollevo il bacino, di nuovo apro la parte frontale del corpo. Il respiro è ampio nell'addome e nel petto. Inspiro ed espirando sciolgo la posizione, faccio un passo in avanti, i piedi sono sulla stessa linea, lascio andare il busto e poi avvicino i piedi, piego le ginocchia, di nuovo Utkatasana, posizione della sedia, gambe forti, addome forte. Inspiro e nell'espirazione stendo le gambe, porto le braccia ai lati del corpo, Tadasana. Mi fermo di nuovo per qualche respiro qui, prima di ripetere la sequenza sull'altro lato, sempre mantenendo le posizioni per alcuni respiri. Scendo nella posizione della sedia. Sento la forza di questa posizione. Espirando scivolo con il busto verso il basso. Mi lascio andare. Faccio un passo indietro con il piede sinistro, appoggio la tibia, sollevo il corpo, apro. Lascio andare la posizione, le mani tornano in avanti, estendo la gamba sinistra indietro. Apro in torsione, sollevo il braccio destro. Cerco di allungarmi in più direzioni, la mano sinistra a terra, il braccio destro verso l'alto, il tallone sinistro che spinge indietro. Inspiro e nell'espirazione cane testa in giù. Qua sento la spinta delle mani a terra, delle piante dei piedi, gli ischi indietro e verso l'alto, la colonna che si allunga, inspiro e nell'espirazione appoggio le ginocchia, scivolo con il petto e il mento a terra. Apro la zona del cuore con questa posizione. Inspiro. E nell'espirazione arrotondo la colonna, mi porto in avanti, tutto il corpo a terra. Sistemo bene le mani e salgo per cobra. Mantengo un respiro regolare e profondo. Il petto si apre, i gomiti chiusi. Inspiro, espirando salgo di nuovo in cane testa in giù. Mantengo, respiro nell'addome. Il piede sinistro va tra le mani, apro in torsione sollevando il braccio sinistro. Mantengo, lo sguardo alla mano sollevata. Inspiro. Ed espirando un passo in avanti con la gamba destra, appoggio la tibia, mani dietro, sollevo il bacino e di nuovo apro bene tutta la parte frontale del corpo. Sento l'allungamento ovviamente anche nel quadricipite. Riporto il bacino verso il basso, faccio un passo in avanti, i piedi si uniscono, il busto scende verso il basso. E da qua piedi ben uniti, ginocchia ben unite, Utkatasana, risalgo. Posizione forte, posizione possente. Sento il mio corpo stabile qui.
inspiro ed espirando stendo le gambe, le braccia ai lati del corpo, Tadasana. E rimango per qualche respiro. Osservando gli effetti di questa sequenza sul corpo. Poi divarico un pochino i piedi, inspiro, sollevo le braccia ed espirando scendo con il busto in avanti, morbidamente, le ginocchia piegate, abbraccio i miei gomiti, rilasso il busto in questa posizione, lascio agire la forza di gravità. Le piante dei piedi ben appoggiate a terra, gli ischi rivolti verso l'alto. Poi appoggio le mani sulle tibie, allungo bene la colonna, inspiro e nell'espirazione vado indietro in cane a testa in giù. Mantengo la posizione di cane a testa in giù per alcuni respiri. Di nuovo sentendomi forte e stabile in questa posizione. Mani e piedi ben appoggiati. Inspiro. Nell'espirazione appoggio le ginocchia a terra, inspirando in arco leggermente la schiena ed espirando distendo il dorso dei piedi, scivolo indietro, mi siedo sui talloni. Sollevo le braccia con un'inspirazione, disegno un cerchio ed espirando porto le mani unite al centro del petto. Ad occhi chiusi mi raccolgo all'interno di me, nella semplice osservazione del mio respiro. Inspirando, osservo come l'aria muove l'addome, il torace, il petto. Espirando, lascio uscire l'aria e con essa lascio andare ciò che ora non mi serve. Inspiro ed espiro si equivalgono. In un'alternanza di espansione e vuoto. Ad ogni espirazione segue un'inspirazione piena e profonda. Entra nel corpo nuovo prana. Faccio spazio per un'intenzione che voglio portare con me. E la ripeto mentalmente per 3 volte. Poi quando mi sento pronta, riapro gli occhi. Grazie per questa pratica insieme. Namaste.